siamo con Vito Mancuso, che ha concluso questa felice avventura di Fermo sui libri. A lui chiediamo cosa significa avere una mente. Avere una mente significa raccogliere informazioni. Avere una mente innamorata significa raccogliere ed elaborare queste informazioni non semplicemente solo per sopravvivere, ma anche per vivere e per immettere energia positiva all'interno di questo nostro pianeta, di questo nostro sistema. Lei sceglie come menti innamorati personaggi come Hannah Arendt, come Giordano Bruno, come Dante. Cosa hanno in comune? La passione. Hanno in comune la passione per l'idea. La passione per l'idea si chiama ideale, perché la differenza tra idea e ideale è il fatto che l'ideale è un'idea più energia. Quello che hanno in comune è il fatto di essere molto intelligenti, questo sì, chiaramente, ma di non limitarsi a elaborazione di dati, ma di introdurre passione e introdurre speranza, di introdurre bellezza nell'elaborazione dei dati, dell'intelligenza, nella creazione culturale che ciascuno di loro a loro modo compie. Siamo con l'assessora alla cultura del comune di Fermo, Miko Lanzidei. A lei chiediamo un bilancio sulla rassegna. Il bilancio è più che positivo, come sempre, oserei dire, questo soprattutto grazie a te e al tuo ottimo team. È stata un'estate di ripartenza, l'estate del ritorno alla normalità. Abbiamo provato a rimetterci tutto quello che lo scorso anno purtroppo eravamo stati in qualche modo costretti a togliere. La risposta del pubblico è stata veramente emozionante, veramente straordinaria. Siamo felicissimi. Questa peraltro è una location veramente da sogno, che si presta a un nome grande e importante come quello che c'è stato stasera, ma anche le altre in giro per la città sono state molto partecipate, belle, perché comunque vivevano assieme alle piazze, e quindi siamo felici, siamo contenti e grazie, veramente grazie Oriana. È la serata dei congedi, è finita l'edizione, la settima edizione di Fermo sui libri. Sicuramente Vito Mancuso ci ha lasciato con delle parole quantomeno epifaniche, le parole di Kant: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me.